con Jacopo Toninelli, responsabile del centro sportivo dell'Unione Sportiva Grosseto a Roselle. Sono iniziative gradevoli e molto interessanti quello che la vostra società quest'anno si è avvicinata molto alle scuole. Questa iniziativa di questa mattina con il Polo Bianciardi, come la giudichi? Siamo molto felici, siamo molto felici, ringrazio il mio staff che quotidianamente lavora ideando iniziative come queste che coinvolgono appunto gli istituti scolastici cittadini. Abbiamo fatto anche altre iniziative, da inizio anno abbiamo partecipato ad alcuni incontri in altri istituti superiori, abbiamo ideato l'iniziativa dei 90 biglietti di curva che ogni domenica regaliamo appunto a rotazione ai vari istituti scolastici. Chiaramente l'intento è quello di coinvolgere il più possibile una fascia di età che oggettivamente si è allontanata, perché negli ultimi anni probabilmente non era semplicissimo appassionarsi alle sorti sportive della nostra squadra, perché comunque ci sono stati anche momenti poco piacevoli dove a livello societario magari le cose non sono andate benissimo e quindi addirittura l'aspetto sportivo passava al secondo piano. Noi abbiamo in mente di fare un progetto pluriennale. Chiaramente l'aspetto sportivo va parallelamente rispetto a quello del coinvolgimento della nostra città, però queste iniziative sicuramente credo che aiutino, e a giudicare dall'aumento delle presenze sugli spalti del Carlo Zecchini la domenica, credo che piano piano, goccia su goccia, stiamo facendo un lavoro che riscuote qualche risultato. Io vedo dietro Jacopo, ecco, vota la tua maglia, perché questi studenti del Polo Bianciardi stanno lavorando già da tempo per fare qualcosa di nuovo, di importante per la prossima stagione. Assolutamente, quella di stamani è un'iniziativa specifica molto interessante, che è quella appunto che coinvolge l'istituto grafico che disegnerà le maglie che il Grosseto porterà nella stagione 24-25. Speriamo, cioè, vedremo in quale categoria. Comunque, in ogni caso, saranno disegnate appunto dall'istituto grafico di Grosseto. Ci sarà una votazione di una settimana, dopodiché il disegno delle tre maglie che riscuoterà più voti sarà poi realizzato dalla Kappa, che è il nostro sponsor tecnico, e dall'inizio della prossima stagione sarà indossata dai calciatori del Grosseto. È un'iniziativa che ha riscosso un discreto successo, che ha creato ulteriore interesse intorno alla nostra squadra, e quindi credo che abbia colto nel segno e siamo veramente felici di come sta andando. Grazie Jacopo. Grazie a voi.